ragazzi, ciao a tutti. Allora, in molti mi avete scritto perché volevate sapere un po' come è stata realizzata in questo disordine e dove è stata realizzata e chi ha suonato e chi l'ha arrangiato, insomma. Allora, intanto inizio a dirvi che il brano è stato realizzato qui nel mio studio. Il mio studio è uno studio normalissimo, con della buona attrezzatura, veramente molti plug, si lavora moltissimo ovviamente in DAV, quindi è stata realizzata qui. E chi ha collaborato con me sono due miei carissimi amici storici, musicisti, e infatti adesso li ringrazio anche, Massimiliano Gosmini e Giancarlo Mosconi, e ci abbiamo messo un po' perché eravamo un po' arrugginiti tutti quanti, insomma, io da oltre 20 anni che ero un po' fuori dal mondo musicale, ma mi è tornata questa grande voglia, questo grande desiderio di tornare a fare musica. E così è stato, ecco. Allora ci siamo ritrovati, abbiamo incominciato a cercare di capire cos'era meglio la sonorità. Abbiamo ascoltato tantissima musica datata, nuova, insomma, per rinfrescare un po' la nostra memoria, insomma, il nostro cuore, ecco, per risvegliare un po' quello che ogni artista, ogni musicista ha comunque dentro. E quindi l'abbiamo realizzato qui, abbiamo usato Logic, adesso ve lo faccio anche vedere. Abbiamo utilizzato Logic, questo che vedete è tutta l'arrangiamento che abbiamo fatto. Abbiamo fatto praticamente 57 tracce tra la batteria, insomma, gli altri suoni che abbiamo utilizzato, un basso, delle chitarre suonate, quindi tante tracce. Ovviamente c'è la mia voce e ci sono anche i cori che sono stati fatti. Ecco, vi faccio intanto ascoltare qualcosa. Ascoltate. Io non ti ho detto tante cose di me. Oggi mi viene così semplice. Ci penso spesso a quanti sbagli io e te. Non scendo adesso. Ecco, quello che ascoltate è ancora la versione, ovviamente non masterizzata, mille corse, mille favole. Noi siamo mille braccia tese. Siamo mille scuse, mille attese, mille lacrime. Noi siamo mille notti accese. Siamo mille sere, mille foto, mille nuvole. Noi siamo mille note appese in questo disordine. Ci siamo io e te. Ecco, questa qui è, diciamo, la parte, tutto il brano non ancora masterizzato, perché prima di mandarla al mastering bisogna comunque controllarlo tutto, verificarlo, insomma, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Poi siamo andati al Massive Arts, l'abbiamo masterizzato lì dal grande Alberto, e insomma, sono molto molto contento. Volevo fare un po' delle chicchine, no? Farvi ascoltare, per esempio, soltanto, aspettate che vado a vederlo, vi faccio ascoltare soltanto le chitarre, vediamo un po', la parte proprio guitar, eccole qua, e sentiamola un po' da qua, vediamo un po'. Da qua. Siamo io e te. Bello, bello, mi piace. Io adoro ascoltare comunque le tracce un po' divise, me le riascolto molto molto attentamente per vedere se ci sono degli errori. Insomma, abbiamo realizzato questo brano qui a casa, e devo dirvi la verità che sono anche molto orgoglioso, perché di solito si va in grandi studi quando si hanno le possibilità, ma quando devi ripartire, a volte molte persone comunque si devono arrangiare, ed è giusto che sia così. Noi, diciamo, ci siamo divertiti a farcelo da noi, e il risultato, devo dirvi la verità, mi ha particolarmente soddisfatto. Abbiamo utilizzato ovviamente dei compressori, delle equalizzazioni sulla voce,
sulle parti ritmiche. Adesso vi faccio ascoltare anche la batteria. Allora, batteria, track, eccola qua, sentite un po', vado, eh. Dai, insomma, andrei avanti ore e ore a farvi ascoltare e a farvi vedere un po' di queste cose, ma ce ne saranno altre, perché dopo vi farò vedere la prossima volta anche il mastering che abbiamo dovuto preparare, che tra l'altro ce l'ho anche qua sotto, vediamo un po', ve lo posso far vedere. Ecco, questa qui è la parte del mastering, quando abbiamo iniziato a fare, eccolo qua, abbiamo iniziato a fare dei balance di tutte le voci, abbiamo fatto proprio dei corporamenti, chiamiamoli così, di tutte le parti, in modo tale da portarlo nel miglior modo possibile. Ecco, questo sì, insomma, questa qui è la parte, vi faccio ascoltare un pezzettino giusto per... Siamo mille sere, mille foto, mille nuvole, noi siamo mille note appese in questo disordine. Ci siamo io e te. Se guardi, va bene ragazzi, va bene. Ok, allora ci vediamo alla prossima, spero di avervi un po' incuriosito, insomma, no? Nell'ascoltarla anche dietro le quinte. E, mi ha fatto molto piacere e ci vediamo alla prossima. Ok, ciao ragazzi, ciao.